Massimo Oddo alla prima stagionale con la prima squadra, tanta voglia di fare. Sì, vabbè, noi abbiamo iniziato da appena 2 settimane, quindi stiamo lavorando molto alle basi, quindi siamo ancora molto indietro. Noi oggi eravamo a disposizione della prima squadra che aveva bisogno di fare minutaggio, quindi anche noi sulle gambe non è che eravamo tanto freschi, stiamo lavorando tanto e in più ovviamente non abbiamo tanto minutaggio e ci sono stati giocatori che hanno dovuto fare anche 60-70 minuti, insomma, dopo 2 settimane non è poco, quindi però siamo contenti, stiamo facendo un bel lavoro e siamo contenti così. Buoni spunti di Torreira, un investimento per il futuro. Sì, ma no, ma io quello che interessa in questo momento a me è avere la disponibilità dei ragazzi che abbiano voglia di crescere, di costruire qualcosa di importante. Per noi conta poco il singolo e conta poco il risultato, conta la squadra perché se non hai un gruppo unito e che lavora, che ha voglia di crescere, poi non emerge neanche il singolo. Poi ci sono tanti giocatori, come hai detto tu, Torre è uno di questi che ha delle qualità e si deve mettere a disposizione del gruppo, come il gruppo si deve mettere a disposizione del singolo per farlo crescere, una cosa che è normale che sia così. Per concludere, dalla sua esperienza di campione del mondo, come ha visto la prima squadra e dove crede possa arrivare la prossima stagione? Non è sicuramente corretto esprimersi sulla prima squadra, c'è un allenatore e lui sa benissimo, conosce bene i propri giocatori, ci sta lavorando da tanto, io è la prima volta che li vedo, quindi non mi permetterei mai di esprimermi, lui è un bravissimo allenatore, l'ha dimostrato l'anno scorso, l'ha dimostrato negli anni passati, ha esperienza e chi meglio di lui che ha sott'occhio tutti i giorni questa squadra e questi giocatori può esprimersi sulla sua squadra.